Allora, è partito dalla prima categoria, correggimi se sbaglio subito, con il Real Sì. Monterotondoscalo, dopo una carriera sicuramente con livelli superiori. Massimiliano, Max, per gli amici Jezzi, resta Real Monterotondoscalo anche in eccellenza, 35 anni, ma veramente non sentirseli, Max. Sì, sicuramente, come dicevi, è stata insomma una bella galoppata questi 2 anni e niente, siamo ritornati in eccellenza e niente, ci teniamo insomma quest'anno a fare bene, Senti, a fare. ci credevi quando hai intrapreso questa avventura a Monterotondoscalo di poter tornare in così breve tempo nel massimo campionato regionale? Ma io penso che un giocatore quando accetta un progetto cerca sempre di accettarlo per cercare di arrivare il più in alto possibile. La società era una società seria e quindi c'erano tutti i propositi per fare insomma bene. E quindi noi in campo con i miei compagni abbiamo dato sempre il massimo e poi i risultati alla fine ci hanno premiato. Quest'anno avrai vicino un giocatore ancora più esperto di te, se vogliamo. E a mezzo al campo ci sarà Fabrizio Romondini. Come hai visto il suo approccio qui in questi primi allenamenti, in questi primi giorni di preparazione? Ma Fabrizio lo conosco dai tempi della Roma, insomma, non deve dimostrare niente, è un giocatore importantissimo, ha fatto categorie superiori e sicuramente ci darà quell'esperienza in mezzo al campo che ci serve per fare il salto di qualità. Dall'altra parte invece abbiamo un mister più giovane di te, Mirko Granieri, ma già abbastanza affermato nella nostra regione. Come ti è parso il mister in questo suo avvio qui a Monterotondoscalo, in questa sua nuova esperienza? Ma penso che il mister è arrivato e ci sta proponendo ottime cose. È un mister che l'anno scorso anche ha fatto un ottimo campionato e penso che potrà fare solo che bene qui perché è una piazza insomma, che ti lascia lavorare bene e niente. Ci sono, come ho detto prima, i propositi per fare un ottimo campionato. Sai che quest'anno ci sarà un derby particolarmente sentito qui a Monterotondo perché vi affronterete il Retum Monterotondo, no? Prometti un gol ai tifosi del Real Monterotondo Scalo, anche se è prematuro visto che siamo veramente ancora al 2 agosto, però una partita particolare, ne avrai vissute mille altre ancora più toste, più particolari, però un derby è sempre un derby, no? In qualsiasi città si giochi. Beh, per me tornare a Monterotondo e riuscire a fare il derby d'eccellenza qui, insomma, è bellissimo, quindi niente, speriamo quando ci sarà, di fare un'ottima partita. Senti Max, per chiudere, vedendo anche i giocatori che avete, i nuovi arrivi, una squadra che può salvarsi senza problemi in un girone comunque molto difficile, secondo Sì, il te? girone ho visto che è un girone difficile, però insomma abbiamo preso ottimi giocatori e niente. Il campo ci dirà quello che valiamo, insomma, mano a mano che inizierà il campionato, mano a mano vedremo dove possiamo Il arrivare. direttore diceva obiettivo salvezza, secondo te si può puntare a qualcosina in più? No, Magari partiamo. un media alta classifica. Ma Come noi partiamo per salvarci e poi l'anno vediamo scorso, partite per mano a mano. salvarvi e poi. Anche mi ricordo 2 anni fa con Civita Vecchia, con Castagnati, siamo partiti per salvarci e poi invece a dicembre stavamo terzi in classifica con 6 punti di Allora penalizzazione. Quindi nel calcio non si sa mai. ci ascolteremo molte sorprese da Monterotondoscalo. Dal Pierangeli è tutto, grazie Max Jezzi e in bocca al lupo per il tuo ennesimo campionato. Ti auguriamo anche questa volta alti livelli. Grazie, Gravi.